Ben ritrovati, caro Beccalossi. Domani debutto in Champions da una finale che ti sei lasciato alle spalle, giocata alla pari col Becca, City. Becca, l'ho anche detto Guardiola. Vai, Becca, vai, Bamba. Becca, scusa, sì. No, ti volevo dare un aggiornamento che ha segnato Rodri oggi. Ah. Ecco, devi dare aggiornamento. Ha segnato City Stella Rossa. Sono 3-1 e il terzo gol ha fatto Rodri, ha chiuso l'anno scorso, ha riaperto quest'anno. Eh sì. Ah, no, ecco, grazie. Perdeva 1-0, grazie. E cosa parliamo? Se ti emoziona questo debutto, se ti preoccupa, non ci sarà Calhanoglu, però Paolo lui ha detto che si fida di Aslani tranquillamente, insomma. Becca, come vivi le parole di Snyder? Ci temono tutti, l'Inter fa paura. No, beh, negli ultimi anni c'è stata una crescita importante, però credo anche che non mi sembra che hai potuto fare dei mercati, hai dovuto vendere e comprare e tenere l'Inter a quei livelli lì. Secondo me il primo capolavoro è quello, cioè non aver speso e tenere l'Inter competitiva. Poi come personalità di squadra è cresciuta molto, cioè prima io ero anche alla finale a Istanbul, cioè vedevi, hai perso col City, però te la sei giocata, quindi, e tutti sapevamo che loro erano più forti. Però si è creata questa atmosfera che te la puoi giocare con tutti, e quando te la puoi giocare con tutti sei contento. Poi è un'alchimia, è vero. Qualche c'è risultato sono venuti. È una consapevolezza di forza. No, anche perché tre anni fa, mi ricordo, andavo in giro, Giuliani, fallimenti, libri in tribunale, cioè mi sembra che le cose stiano... oggi sono 1 miliardo sotto, cinesi che nei tribunali inseguono proprietà. Sì, adesso mi segno le tue... Migliorata la situazione, proprio. No, ma adesso mi segno anche questa, così tanto tu sei abituato. Non si può rassegnare, basta che vai sui giornali di finanza. Sì, me ne sembra scritto, che me ne... Il debito con Octree rimane, deve essere... Adesso me ne dimentico. Era aprile, il momento, la data, insomma, il mese cruciale per rientrare. Sono tribunali stanno aspettando le sue spiegazioni per dei debiti non restituiti. E poi te ne intendi i tribunali, quindi... No, io no, però leggo i libri di finanza, il giornale di finanza, c'è scritto questa cosa, ma penso che non se la inventi. Io stavo parlando, capisco che il giornale di riferimento non ne parli, però un uomo di nel mondo reale il proprietario dell'Inter è pieno di debiti ed è inserito dai debiti. Non è migliorato. Vai Becca, vai. Voi potete vivere sempre nel vostro mondo surreale, ma il mondo reale dice dell'altro. Becca. Quando ha finito il professore, volevo dire lo spirito su cose che invece esistono. A livello calcistico volevo dire che sono stati bravi perché ha mantenuto alta l'asticella. Sì. Certo. Nonostante i problemi che c'erano, poi lui... Non è che c'erano, ci sono. Tiziano? Sì. Meglio che capita. Sull'Inter, tema libero, come quando a scuola ti andava bene, ti davano il foglio e ti dicevano... Io tema pendo dalle labbra di... di Giuliani, vero? Giuliani. Io ti dico solo che è finita la partita della Lazio. Lo vedo. Così diamo anche la vera notizia di questa serata. È finita la partita della Lazio, che perdeva 1-0 al 94esimo e 50 in casa con l'Atletico. Sì. E sull'ultimo assalto ha segnato il portiere Provedel di testa. E quindi due pareggi, il primo debutto, il primo bilancio del debutto in Champions delle nostre prime due italiane. No, lui è un fenomeno. Fantastico. Sta parlando con me, ha visto un gol anche da... Sì, ti ha tradito per un attimo. Adesso ho capito per quello che crudeli pende. Ho capito perché c'è il capoccione grosso, perché c'hai dentro tutte le robe dal 72. Vedi? Beh, comunque io devo spezzare una lancia a favore di Tiziano, che prima del derby ha detto, no? Tutti tessevano le lodi di questo Milan che piaceva, con questi terribili ragazzi che portavano avanti la palla in tanti in area, anche se non c'è la punta chi se ne importa, va tutto bene. Attenzione, perché l'Inter è favorita, no? Quindi tu vedi un Inter consapevole, più forte quest'anno. 12 punti in 4 partite, 12 gol segnati, 1 subito. Basta, andiamo a casa. Questo è l'inizio del campionato, capito? No, andiamo a casa, andiamo tutto. Questo è l'inizio del campionato dell'Inter. Beh, però è impressionante, ragazzi, un rullo compressore. Massimo Brambati, ti aspettavi anche i giudizi, perché
Guardiola ha detto delle robe pazzesche, no? Su Simone Inzaghi, su quell'Inter che ha incontrato in finale, dicendo che potevano tranquillamente vincere, la moneta della fortuna ha girato dalla parte del City, ma è stato un caso. Certo, loro bravi, per carità, non è che abbia tolto valore alla sua squadra, potrebbero arrivare ancora a fare altrettanto quest'anno. Insomma, tanti, tanti complimenti stanno arrivando. Ma è un po' presto, io credo, per dare, per, si possono dare dei giudizi, diciamo così, provvisori, perché siamo veramente all'inizio. Io credo che poi l'inizio delle coppe determinerà il vero inizio. Scusate se ripeto la stessa parola, ma fino a che una di queste squadre come l'Inter, il Milan, la stessa Lazio, la Roma, quelle che giocano in Europa League, hanno solo una partita a settimana, è un conto. Quando cominciano a essere due, tre, nel senso che in 10 giorni giochi 3 partite, comincia a diventare un qualcosa di diverso. Adesso per esempio ci sarà il turno infrasettimanale di campionato, poi ancora il campionato, poi ancora la Champions, quindi cominci a inanellare una serie di incontri ravvicinati, e allora lì secondo me potremmo dare, a mio avviso, avere le idee un filino più chiare. È certo che l'Inter, per organico più che altro, e perché comunque sul mercato ha lavorato benissimo, è secondo me la squadra che in questo momento, insieme, io non levo il Milan, io metto ancora il Milan e metto ancora il Napoli, insieme a queste altre due, a mio avviso è la squadra che può ambire con seriamente allo scudetto di quest'anno. La Champions, dire oggi la Champions, mi sembra veramente un azzardo pazzesco. Poi dopo Guardiola può dire quello che vuole, però dire oggi la Champions, che non è ancora iniziato, sono iniziati oggi i gironi, mi sembra veramente. L'anno scorso, al contrario, chi avrebbe detto che l'Inter sarebbe poi arrivata in finale di Champions? Nessuno. Certo. Poi c'è arrivata, e poi è arrivata una di tutte le squadre che c'erano, potenzialmente che potevano arrivare in finale, è arrivata una, che era il City, ma poi l'elenco era City, Bayern di Monaco, certo, Liverpool, eccetera eccetera eccetera, Paris Saint Germain, eccetera eccetera, eccetera. Quindi a oggi può essere indicata come una delle potenziali favorite per la vittoria finale, ma poi la Champions è veramente una, a mio avviso, è una monetina che tira in aria anche lì, per tante cose, per i sorteggi, per il fatto che comunque ti possono arrivare due infortunati e due squalificati nella partita clou, e quindi ti vengono a mancare dei giocatori, no, dipende, è tantissimo da tante cose, molto è più un segno di fortuna la Champions rispetto al campionato. Il vero valore della storia è vincendo i campionati. Il vero valore delle squadre lo dà il campionato? Il campionato. Beh, insomma, è anche bello avere 7 Champions League in bacheca. Anche secondo gli allenatori, la forza della squadra la vedi quando vince il campionato. La Champions, allora, diciamo che è campionati... importante, ma dipende da mille fattori. Non necessariamente la vince quella più forte. Ecco, questo sicuro. Il campionato lo vince quasi in sempre. In genere, alla lunga, no? È una maratona nel quale arriva quello con anche più fiato. In Champions non devi sbagliare una partita, perché altrimenti sei fuori. In campionato puoi anche commettere degli errori ai quali puoi riparare poi. Anche questo è vero, più difficile, più imperdonabile. No, la Champions non ti perdona nulla. È un po' anche la sorte, perché se quando riprende a febbraio il tuo miglior giocatore si fa male perché è andato a fare la Coppa d'Africa. Cioè, ci sono delle componenti, no? Insomma, io vi giro una parola un po', vi giro una provocazione su Inzaghi. Prima però ve lo faccio sentire, proprio in risposta alle dichiarazioni di Guardiola sulla partita di domani, però tutto questo dopo la pubblicità, perché altrimenti sforo e oggi non voglio farlo. Dopo la pubblicità. Ecco ragazzi, la provocazione su Inzaghi. Va bene tutto, però sì, il Real Sociedad 12ª in Spagna, la squadra forte. Ma cosa vuoi che dica? Campo caldo, sono d'accordo con Becca, ecco. Tutto, però, No, la squadra io non l'avrei, sì, è da rispettare, quante però le condizioni, ti dico, è una roba, spero che abbiano cambiato. Cioè, lui dice, lo stadio è il 12esimo in campo. Lo stadio è in trasferta, puoi dirti quello che vuoi, ma squadra forte. Però io ti dico che
non sono mai uscito dalla mia metà campo perché arrivavano come dei baluba lì. Ma quelli erano gli anni 30, certo. Un'altra roba. Tiziano, esagerato di fronte. Però non puoi squadra... parlare, hai sentito cosa ha detto? No, e allora, cioè, cosa che ha detto? Era agli anni 30, così cioè, ma che anni sì. Ma non si può mandare via, ma cioè, con tutto quello che deve seguire là, non può anche lui. Andare a Torino? No, povero Giuliano. Domani mattina. È 15 anni che ci conosciamo, è sempre lì. A inzigare, a fare. Oh, cioè, anche mi parli di quando Real Sociedad aveva stadio caldo, quando, quando andavate a giocare in Serie A, che arrivava sugli anni 30. Che resistiamo noi anzianotti, perché vedono quelli come te che crescono, che ti viene ancora più voglia. Però ragazzi, scusate, cioè, allora, ci sta quello che ha detto, secondo te, in conferenza, ha definito il Real Sociedad una squadra forte? Sappiamo che è una squadra forte, non è vero, non è una squadra forte, Tiziano, è una squadra di quarta fascia, squadra... te sei arrivato in finale di Champions, questa è di quarta fascia, non è una squadra forte, dai. Crudeli, cosa pensi? A lui, sai che pendevi dalle labbra di Giuliani, che ha criticato, contestato l'affermazione di Inzaghi, poteva evitarla, anche se sono quelle dichiarazioni, che è una squadra forte il Real Sociedad. Real Sociedad? La Real Sociedad è una squadra forte. È per dodicesima, dice, in campionato. Ah, è un tuo modo di rispondere, che quindi hai ragione. Il tuo idolo spirituale. Non conosce neanche un giocatore della Capo Sociedad. Carismatico. Credevo che fosse Real Madrid, invece no. Reale. Ma io mi chiedo, e poi vi chiederò, e chiuderò così l'argomento Inter. Meno Massimo. Male, non male. Ma Brambati, ma giro il discorso, tutti questi complimenti a Inzaghi, visto che ogni anno parte da favorita per un motivo o per l'altro, giusto o sbagliato che sia, è comunque la squadra più consolidata anche nell'avere alla guida la stessa allenatore, anche il Milan per carità, però c'è uno step sempre aggiuntivo, no? È obbligato, tra virgolette, obbligo, passatemelo come termine, nel senso che è quella più attesa al varco? Beh, non obbligo, non c'è nessun obbligo, però è logico che Inzaghi è arrivato dopo Conte e si era detto, non mi vorrei sbagliare, ma nei primi 4 mesi che giocava ancora meglio dell'Inter di Conte e che faceva risultati, aveva Dzeko in più, eccetera, eccetera, Lukaku in meno, però che aveva sopperito all'assenza, eppure poi ha vinto il Milan. Il secondo anno suo... è vero, è arrivato in finale di Champions, però poi è arrivato terzo a non so quanti punti dal Napoli primo, e adesso credo che sia arrivato il momento visto che secondo me Marotta e Ausilio hanno lavorato benissimo, perché hanno allestito un organico veramente non indifferente, nonostante poi la perdita di Brozovic, Onana, Skriniar, lo stesso Lukaku e lo stesso Dzeko. Però io credo che per esempio anche Sanchez e Arnautovic, col fatto che Thuram, se è quello che vediamo, perché io non lo so, sono 4 partite, onestamente il giocatore non lo conosco così bene, però se è quello che vediamo puoi stare tranquillo anche là davanti con Arnautovic e Sanchez pronti a dare il proprio apporto, che è un apporto anche comunque di esperienza. E quindi almeno in Italia è stata allestita, secondo me, una squadra per vincere e può tranquillamente vincere. Quindi io credo, ti ribadisco, non c'è nessun obbligo, però credo che sia tra le tre, come ho detto prima, che possono vincere alla fine del campionato. Tra l'altro non si nasconde, dimmi Tiziano. È stata quarta comunque, non terza. Dal mio punto di vista, allo stato attuale delle cose, quindi è troppo presto. Secondo me l'Inter ha il centrocampo più forte d'Italia. Non solo, ha un centrocampo che l'anno scorso, messi insieme, hanno segnato qualcosa come 24 più 6 gol, 30 gol. I centrocampisti, quelli che sono bravi anche nella fase di contenimento, sono nel 5-1 del Milan 4 centrocampisti e sono andati a rete. E no, quindi ha questo tipo di caratteristica, adesso come adesso, che può essere un valore aggiunto per l'Inter. Ahimè, non è poco, perché il centrocampo difende ed è anche propositivo, e quindi dà soluzioni in attacco, un centrocampo fortissimo, sì. Ha ragione. Al di là di Lautaro, 5 gol.
ci sono anche, c'è un Mkhitaryan straordinario, Frattesi, insomma, Barella, poi si conosce la forza Çalhanoğlu. Mkhitaryan. Ma non c'è più Gagliardini. Prego? Non c'è più Gagliardini. Hai ragione. Beh, infatti questa... valore aggiunto. Beh, ci stava come... Però è a Monza, forza Monza! Esatto, eh? Esatto. È a Monza. Monza intanto che lo vendono, quando vendono Monza. Monza. A proposito, c'è quello del Monza, mi senso all'Inter. Allora, no, ma Becca, tra l'altro l'Inter non si è mai nascosta, no? Perché ha sempre detto, cioè Inzaghi da questo punto vogliamo la stella, per cui, insomma, ecco, non si sono, giusto, l'obiettivo è quello. Ecco. Credo di sì, quando non so se riescono a cambiare, l'obiettivo è quello di essere competitivi, poi l'anno scorso ci davano fuori già il girone di qualificazione e poi si è arrivati in fondo. Quest'anno, io ti ripeto, il mio obiettivo è sempre quello di arrivare nei primi quattro, perché so la storia degli ultimi tre anni. Poi da lì si va a costruire per vincere. Però essere già lì con i momenti difficili passati, per me... Quindi tu dici quest'anno potrebbe succedere il contrario, ti dicono che arrivi in fondo e esci nel girone di qualificazione. Guarda che sciocco, no, ma fammi lo sapere, a una certa età non lo sopporto. No, mi era anche simpatico. Guarda, tremendo, scusa. Tremendo. È sempre lì, ma come fa 5 ore? Sempre lì. 5 ore lì come perché è? Perché lui, ma non noti, quando anche Massimo ha detto l'Inter è arrivata terza, lui ha sottolineato quarta. L'Inter è arrivata quarta, ecco, terzo sono arrivato io, che ho vinto lo scontro diretto 2-0 in casa. Vedi? Come mai non sei in Champions? Perché qualcuno artatamente ha fatto giocare te al mio posto come nel 2006. Artatamente, hai visto? Allora non sei in Champions. Ma perché? Non sei in Champions. Perché qualcuno artatamente ha pensato bene di spostarmi. Sei fuori dall'Europa. Sei fuori dall'Europa. E ti sei preso anche i miei soldini. Sei sempre fuori dall'Europa. Artatamente. No, ma ragazzi, sì, con tutto quello che hai combinato. Con tutto quello che hai combinato. Quello che combini anche tu dal 2002. Uguale. Come fa bene il gesto. No, ma ecco, adesso vengono i nodi al pettine. Finalmente io ho Zuliani con Crudeli. Perché devi sapere, Tiziano, che Zuliani continuava a dire artatamente, come se fosse colpa del Milan, no? Secondo lui gli avete scippato una Champions con tanto di soldi. Poi sì! Giuro, io non lo so perché. Se c'è una squadra che non ha scippato, quella è il Milan. Se mai c'è qualcun altro che ha scippato, è la logica conseguenza che si trova non in Europa, magari, non lo so, magari. Magari. Del porto, del Benfica, dopo le sentenze, dopo le sentenze, si può dedurre che, non lo so. Quindi tu dici che adesso che la procura di Bologna... Dopo le sentenze. Quindi tu dici che secondo la sentenza, adesso che la procura di Bologna ha detto che le carte sono regolari, quella di Torino ha detto che era incompetente, mi devono dare la testa. Sì, il risultato qual è? Quindi tu adesso devi darmi soldi. Sei fuori, non fare voli pindarici. No, era questo. Sei fuori. Scusa, so. Claudio, ma dovevo riproporglielo questo artatamente. Certo, perché Milan non l'avevo mai visto, non capivo. Però sai che mi stai sulle balle. Pubblicità. Torniamo. Grazie, Crudeli. Guarda, secondo me, io sono per vedere il sorriso luminoso di Brambati, guarda, mi faccio insultare volentieri. Ma Massimo era disattento, adesso gli ripetiamo quello che hanno detto. Sì. Artatamente, grazie ragazzi. Questo avverbio aggettivo verbalizzato. Comunque, visto che il campionato abbiamo già detto che l'hanno vinto, al limite prenditela con la giustizia sportiva. Visto che il campionato l'hanno già vinto, no? Avete stabilito. No, ma no, anzi, perché io nel campionato faccio entrare una quarta sorella. Chi l'ha già vinto? Ma no, sembra che per i giorni, insomma, un po' per l'opinione pubblica, sembra che l'Inter abbia, insomma, una corazzata. Olè. Anche per Allegri. Ma l'hai detto anche tu, anche prima hai detto quattro partite. 12, 4 partite, 12 gol segnati, uno subito, ha rifilato 5 per il Milan. Già vinto. Se non è favorita, non lo so. Cioè, Bramba, hai capito? Ha vinto 5 derby nel 2023, no. Ahimè. Io dico che è molto presto. Poi è logico che è giusto che dire o dare i numeri. Li dite o li date? I numeri li danno in tanti. Qua c'è solo l'imbarazzo. I numeri li danno in tanti. La scelta. È giusto dire o dare i numeri. Hai finito di continuare a tirarti andiamo, sulla roba? No, è il filo del microfono. Non è il microfono. Andiamo a pubblicità. No, scusa, è un po' basso. No, per lì se lo fosse perso. Come la storia del capo lì, il capo carismatico. Magari qualcuno non c'era. Sì, no, ecco, non avevo capito quello del capo. Massimo, glielo
spieghi tu chi è il capo carismatico. Io mi rifiuto di riprendere questo. No, scherzo, ovviamente. Capo per... carismatico di che cosa? Del Milan. Ibra. Ah, artatamente a Ibrahimovic. Il capo. Secondo me hanno fatto apposta. Gli hanno detto che a Milanello ci sarebbe stato un evento, l'hanno tratto in inganno. Hanno fatto un trappolone. Allora, pubblicità perché tu. Poi un giorno mi porto Ibrahimovic, voglio vedere che facce fate. Ma io ho detto con tutte solo le cazzate bene. Che guarda, avete detto. Ma io ho già dato perché soprattutto, quando eravamo in ritiro estivo dall'albergo in cui ero, io vado dove ci sono i soldi, soprattutto io c'ero, quindi ho già dato. Ma io non ho detto niente. Tu hai detto niente. Ho detto che ha fatto rumore la sua presenza. No, ha fatto rumore. Che se non volevano facesse rumore doveva essere gestita diversamente. Sì, è arrivata lei da Cesare Boscone. Ma volevano che facesse rumore. Ma Cesare Boscone con gli occhiali per Corsico, Corsico. Anche Sguercio, perché un milione un po' di rumore lo devi fare. Una volta era alta biondo con gli occhi azzurri, adesso c'ha anche gli occhiali. Adesso sono Sguercia con gli occhiali da Corsico. Però. Allora, pubblicità, torniamo con chi ha subito artatamente un'ingiustizia.